La serie tratta di un carcere minorile con alcune situazioni che vengono raccontate di ragazzi che commettono dei reati purtroppo molto importanti. E il mare fuori simboleggia quello che uno vorrebbe e che non riesce a raggiungere. Io interpreto Paola Vinci, che è la nuova direttrice di questo istituto, che è una donna molto rigida, è una donna che fa di tutto affinché questi ragazzi capiscano un concetto chiave, la responsabilità. Ha un problema a una gamba perché ha avuto un brutto incidente e quindi zoppa. La chiamano punto e virgola, sa di essere derisa, sa allora che deve essere ancora più tosta. Sono convinta che avremo un'ottima collaborazione. Paola è un personaggio che, come gli altri personaggi della serie, è segnata da episodi del proprio passato ed è una direttrice molto legata alle regole del carcere. Infatti proprio per questo motivo inizialmente avrà un rapporto un po' conflittuale con Massimo. C'è qualcun altro che comanda qua dentro? Perché la legge siamo noi, nessun altro. Se lo mette in testa. Però poi con il passare del tempo verrà fuori l'aspetto umano, fino a diventare poi un grande punto di riferimento per Massimo. Due macchine. Che lei cerca di fare delle attività a differenza della direzione precedente e cerca anche di far stare più insieme maschi e femmine, perché per rispettarsi devono innanzitutto imparare a stare insieme. Questi ragazzi hanno bisogno di regole. Le regole sono fatte per stare dentro il vivere civile. Non vuole essere un'accusa sociale, ma vuole essere un qualcosa che racconta inconsapevolezza e dove la capacità degli adulti di dare l'esempio, l'esempio deve essere alto. Chi li vogliono camminare su un filo e basta niente per farli passare dalla parte sbagliata. Massimo è un uomo di strada, uno cresciuto tra i vicoli di Napoli. Proprio grazie a questo suo vissuto è uno che riesce a porsi nelle situazioni di questi giovani. Ussaccia non è facile. Ma tu non sei commellata. Ed è un personaggio che io considero un eroe, perché è un uomo che attraverso il lavoro quotidiano cerca di restituire a questi ragazzi la possibilità di realizzare i propri sogni. Mettere insieme questi due aspetti, cioè appunto quello criminale e quello del ragazzo comune, è una cosa che ti fa tenerezza da una parte e dall'altra ti dà speranza. Vuole essere una serie televisiva che racconta questi ragazzi, l'umana gente, e racconta come non si nasce cattivi, ci si diventa. Si non strumpa. Questo è il racconto di Mare Fuori.